È appena finita la riunione, oserei dire conclusiva, di preparazione al protocollo che la Regione Calabria si appresta a firmare con i rappresentanti dei medici di base, che si assumono quindi il compito di vaccinare i calabresi ultra-ottuagenari. La grande disponibilità dei medici ad occuparsi di questo compito importante, gravoso, ma nello stesso tempo essenziale, mi conferma la grande professionalità e la grande umanità della classe medica, dei sanitari appunto calabresi, che ringrazio di vivo cuore per quello che stanno facendo. Nei prossimi giorni, quello che oggi è arrivata sul mio tavolo come bozza e che nelle prossime ore sarà trasformata proprio in un vero e proprio documento, sarà firmato e finalmente partirà la vaccinazione per gli ultra-ottantenni che potranno, a seconda delle loro condizioni fisiche, potranno essere vaccinati negli ambulatori del medico curante o a casa loro o eventualmente a seconda di patologie, se ci dovessero essere delle patologie più gravi, nel lab più vicino a casa. Abbiamo siglato con i medici di medicina generale un protocollo, unitamente al presidente Spirlì, che ha patrocinato questo incontro, per effettuare le vaccinazioni degli ultra-ottantenni e le vaccinazioni che seguiranno con l'aiuto proprio dei medici di medicina generale. È un protocollo che certamente agevolerà nella effettuazione della vaccinazione, ma nello stesso tempo ci consentirà di rimanere in situazione di assoluta sicurezza, perché è fondamentale nell'ambito vaccinatorio rispettare le regole di assoluta prudenza nella somministrazione in considerazione delle possibilità successive alla stessa. Siamo molto soddisfatti di come hanno risposto i medici, ma non avevamo dubbi su questo, e quindi ad maiora. La ripartenza del turismo per noi è importantissima, nel senso che abbiamo visto cosa è successo nell'estate 2020. La Calabria è stata scelta dai turisti, è stata scelta perché è considerata intanto una regione quasi Covid-free, è stata scelta perché la qualità dei servizi in una stagione così particolare è stata veramente alta. Chi è venuto è andato via a malincuore perché ha lasciato sia le nostre bellezze naturali quanto le nostre ricchezze artistiche e ha potuto godere nei giorni in cui è rimasto in Calabria di tutta la produzione enogastronomica, olearia, i frutti. Molti mi hanno scritto per ringraziarmi dicendo grazie. All'epoca ero assessore, grazie assessore per quello che ci avete dato. Non mangiavo così bene non me la vivevo così bene non ho mai fatto un bagno in un mare così pulito, eccetera, eccetera. Certo, poi ci sono le giornate, strane come in tutti i luoghi del mondo, però devo dire, il nostro mare, le nostre montagne, le nostre campagne e l'accoglienza di tutti gli operatori turistici fa sì che la Calabria non possa che essere la meta del prossimo turismo e del turismo dei prossimi anni in tutto il sud e in tutta l'Italia. È un incontro che abbiamo programmato di lavoro a porte chiuse, dove tutto il comparto del turismo, rispetto agli strumenti in passato di aiuti, oggi di investimenti e ripartenza, si interroga su come affrontare questa stagione. Quindi un'azione di ascolto contemporanea di tutti gli operatori del settore che abbiamo visto singolarmente sotto lockdown e quindi abbiamo tutta una serie di programmazioni, io ho già approvato una delibera di tutta una serie di investimenti per questa stagione e vogliamo confrontarci, vogliamo modificare le virgole, punte e virgole, ma prepararci a fare una ripresa dove secondo noi la Calabria può e deve essere protagonista. È un'iniziativa per la ripartenza, è un'iniziativa che vede la piena sintonia fra naturalmente il Dipartimento Cultura che è retto e Beni Culturali, che è retto dal Vicepresidente facente funzioni Spirlì, l'Assessorato al Turismo e l'Assessorato all'Agricoltura. Io credo che ci siano margini ampi di crescita e di sviluppo e ci siano anche ampi margini per
nuove progettualità. Nei prossimi giorni, in interconnessione fra i due dipartimenti, agricoltura e turismo, ma coinvolgeremo anche i beni culturali, faremo la presentazione di un progetto importante, ad esempio sui sentieri enogastronomici. Quindi una giunta che continua a lavorare per come aveva voluto il presidente Santelli, una giunta che continua ad assicurare un governo ai calabresi. In regola con le discipline europee e nazionali, eravamo rimasti un po' indietro rispetto alle altre regioni, ma ci siamo ripresi, abbiamo costituito l'autorità idrica della Calabria. L'autorità si è organizzata, ha preparato il piano d'ambito. Oggi è il primo atto in cui i comuni della provincia di Catanzaro sottoscrivono l'accordo con il Dipartimento per l'ingegnerizzazione della rete idrica dei comunali, dei comuni superiori a 5.000 abitanti. Abbiamo liberato risorse che erano state destinate alla Sorical, che come sapete è una società in liquidazione, quindi non poteva operare. Li abbiamo dirottati sul Dipartimento Ambiente, avvieranno le gare, sempre insieme ai comuni seguiranno tutte le procedure affinché le reti idriche siano pronte poi per avere un'unica gestione. Quindi ci sarà l'adduzione e l'estrazione e la distribuzione in un unico gestore, come ci dice la normativa europea. Abbiamo l'autorità idrica della Calabria che è stata costituita, che si è costituita, che sta lavorando benissimo, e insieme faremo una Calabria in cui l'acqua sarà una delle principali risorse, non sarà più un problema. Cercheremo di unirci alle altre regioni del Mezzogiorno perché vogliamo un riscatto. Un riscatto lo possiamo avere solo attraverso un'economia florida e condivisa con i cittadini. Nel freddo, nel gelo, nella neve erano lì a lavorare, quindi questo dimostra l'attaccamento che hanno per la loro terra, e quindi soltanto da questi giovani noi possiamo ripartire per ripopolare la nostra Calabria, per evitare la fuga che c'è verso le regioni del nord e ripartire apprezzando e tutelando quello che è il nostro territorio. La nostra è una società in difficoltà. Questa società la miglioriamo solo con l'esempio migliore, e questo è un esempio di come dei giovani appassionati, forti, sani, abbiano deciso di seguire le orme dei propri genitori, accompagnandoli in attività difficili che si vanno perdendo, ma che sono legate alle tradizioni e ai valori della nostra terra. Io credo che questo esempio vada sottolineato a chiare lettere anche da noi che siamo istituzione, regione, e il premio a questi tre giovani è un premio sincero che va dato anche per far capire ad altri rappresentanti di questa giovane generazione che magari hanno valori meno forti, di come invece con la volontà, con la passione si possa rimanere legati alle tradizioni, ai valori, alla propria terra e anche alla propria famiglia. Sono molto contento di darle una mano e continuare così, perché è una cosa che mi piace moltissimo. Bravo, che messaggio, guardate. Alle generazioni più piccole, alcuni di noi crescendo si sono distratti, eravamo impegnati in troppe cose grandi, ma nelle cose piccole c'è la grandezza, e voi l'avete questa consapevolezza, quindi voi qua, queste persone, siete la speranza della Calabria, ma siete anche la speranza dell'Italia. Le dune del Mediterraneo sono il Mediterraneo, noi siamo il Mediterraneo e dobbiamo starci, e dobbiamo andare negli altri paesi del Mediterraneo che sono i nostri fratelli, ma sono anche il nostro sviluppo economico, perché è la nostra storia, è la vostra storia, e quindi io sono fiero di voi. La visione la stiamo costruendo insieme a 404 comuni, abbiamo messo al centro della nostra sensibilità ambientale i contratti di costa, di fiume e di lago, allocandoci e chiedendo sul Recovery Fund 140 milioni di euro, con i quali noi costruiremo piste ciclabili su tutte le fiumare per trasformarle in autostrade di turismo che dal mare porteranno il turismo nelle montagne, nelle aree più interne e viceversa. Ricongiungeremo ovviamente la Sila, il Pollino, l'Aspromonte e quindi le ciclovie che già abbiamo finanziato con la costa. Faremo patti economici, industriali con i ristoratori, con gli albergatori affinché si impegnino a utilizzare i prodotti della nostra terra, dei nostri paesi più piccoli, più sperduti, i più poveri, perché invece sono ricchi,
della loro identità, dei loro sapori unici al mondo. Faremo piani industriali, se ci sarà bisogno di dare incentivi glielo daremo, però vogliamo che nel nostro turismo si promuova il cibo, la storia, i colori, i profumi della Calabria, vanno spiegati, vanno raccontati, vogliamo che i nostri camerieri siano le nostre guide turistiche, prima di tutti, meglio di tutti, che devono avere la responsabilità e il dovere di spiegare a chi viene accolto che cos'è la nostra storia, che cos'è la nostra resilienza, che cos'è stato il nostro orgoglio, le nostre sofferenze e la nostra dignità. Volendolo diventare il centro dello sviluppo turistico, offrendolo alle generazioni più giovani affinché su questa bellezza costruiscono il loro futuro, un futuro che tiene conto anche di chi ha di meno, di chi è meno fortunato, un futuro che è fatto di rispetto dell'ambiente, dell'energia, un futuro fatto della Calabria nuova, della Calabria della gente che pratica il mutuo soccorso, che pratica l'uguaglianza e la fratellanza. Oggi avevo il dovere morale di venire a onorare queste persone, a onorare le loro famiglie che voi rappresentate, perché in realtà a me tante volte mi hanno chiesto nella vita cos'è che spinge un carabiniere a andare avanti, cos'è che spinge un prete a lasciare tutto, a lasciarsi morire per gli altri, e per quanto mi riguarda è stato il pensiero di queste persone, di queste violenze, di questi soprusi, di questi sfruttamenti che alla fine ci rimangono nell'anima e ci tramandiamo anche di padre in figlio, è una cosa così, ci guardiamo, no? E anche la voce che va via quando uno parla. Perché siamo da questa umanità che noi abbiamo la voglia di ribellarci, di creare, contrapporre all'odio la fratellanza, di contrapporre allo sfruttamento l'uguaglianza e il mutuo soccorso da cui siamo nati, da cui abbiamo costruito una bandiera, uno Stato, che deve essere lo Stato delle comunità, delle famiglie, dei cittadini e non dei dominatori. Io sono venuto prima di tutto a onorare le famiglie dei caduti, a ricordare ancora una volta Francesco Nigro, a ricordare ancora una volta Giovanni Zito e Angelina Mauro. Abbiamo praticamente aggiornato il piano Versace e quindi il rischio idraulico della provincia di Crotone è stato definito compiutamente, è stato misurato, è stato anche quantificato, abbiamo inviato le schede fatte insieme ai sindaci, quindi grazie anche a tutti i sindaci, nessuno escluso, della provincia di Crotone, e abbiamo inviato alla Protezione Civile le schede per 41 milioni di euro, attraverso le quali azzeriamo, abbassiamo al massimo il rischio idraulico nella provincia di Crotone. Quindi è una cosa collettiva, brava la popolazione di Crotone, che ha quantificato e ha detto quello che gli serve per superare le difficoltà. Adesso non abbiamo motivo di dubitare che la Protezione Civile Nazionale, che ha collaborato, devo dirlo, in maniera totale con la nostra Protezione Civile, farà in modo che queste nostre richieste abbiano il giusto riconoscimento.